Scolda dell'occhio. Oddio, l'ha ficcato! Lo bucciano. Bravo, Keybates! Sì, batti, io mi trovo a schiacciare, spiaccicare, fare il gulag e andremo a aspettare le POV di entrambi, signori, ci siamo. Un testa a testa che sta per cominciare. La God Wager League Italian Division ha inizio oggi, Fibbo. E si cominciano a scrivere le prime in questo parole. Momento, in dai. Questo momento. E se la Perpigna ancora 0 kill, Keybates ne ha fatti 3. Ne ha già fatti 3. E c'ha pure 8 capo. Ricordiamo che sono intersetti, quindi per fare loadout è molto difficile. Servono 16.000 se non sbaglio, correggimi Bibbo. Sì, sì, esatto. E infatti la cosa sarebbe quasi di unire i soldi oppure comprare le armi singole, perché sennò. Eccole, infatti, bravissimo. Eccole. Lo chiami Bibbo. Vediamo sempre la velocità del cambio di giocatore, è incredibile. Vede un cecchino, Keybates deve giocare. Andiamo a vedere visto, subito il fight. Visto. Sì, si sposta adesso. Deve stare molto attento il cecchino. Non so se c'ha il self-rest, non ce l'ha. Cecchino adesso è tornato in one shot con i colpi esplosivi, ragazzi, quindi deve stare veramente veramente molto attento. Ma questa è la serata fenomenale per Keybates, ma deve subito rientrare. Difficile da affidare questo team. Vediamo se decide di chi va a fare o cercare un se ne va. Non so cosa voglia fare, ma penso che pusherà uno dei due team comunque, perché sì, ne ha pigna perde. Sarà senza placche. Andiamo a seguire un attimo Sara. Forse c'è uno col paracadute. Sara lo vede, cerca di andare a calcarlo. Cambia subito l'arma, va aggressiva con il Vaznev. Ancora cattivissima anche lei. Non lo sente sotto, non lo vede. Si sposta a destra. Ancora Pibbo, vediamo ancora lei. Sì. Eccolo. Sì, Sara. Sara ne butta giù dalla tabatte Keybates, ne butta giù un'altra. Esatto. 3 kill di vantaggio per Keybates. Sara recupero qui ancora. Entrambi i gulag. Rischia tantissimo. Deve placcarsi, deve entrare subito qui dentro. Sì. L'altra parte Keybates ne butta giù un altro. Prende tempo, Keybates ne butta giù altri due. Siamo attualmente 6 a 1, 5 kill di vantaggio. Senso di tomba per Sara. Lo sente a destra, lo vede sopra. Lo chiude, lo finisce. Bello. 21 colpi ancora in canna, ne potrebbe fare un altro. Lo vede sotto. Dito. A destra per spegnere, butta giù un altro. Con l'outrest e finisce il team. Keybates raggiunge Sara tra l'altro. Guarda, entrambi vicino qui. Ce n'è uno, questo va B. L'ho visto tardi. L'ha visto all'ultimo. Pushagro sul side dell'avversario. Non ha paura di nulla, Keybates. Non ha paura di nulla. Lo vede l'avversario, che cazzo è? È un canguro! L'avversario è un canguro! Sì. Bro, quanto salta? Bravo però, Keybates, questo è forte, Bravo, Keybates! Bravo, mamma mia, Keybates a prendere questa kill, bravissimo. 7 a 3. Apri la porta, entra dentro. Oddio! Oh! Oddio, l'ha ficcato! Mamma mia Sara! Let's go! Anche Keybates parte qua velocissimo. Andiamo. No! L'ha hitato un cecchino! O un grappolo un cecchino! O il grappolo cecchino! No way! Due kill per vincere, una per pareggiare. Ricordiamo che ancora il gulag, quindi devi andare tranquilla. Stai tranquilla, non forzare. Lo vede. No, ma lo tocca. Vuole quella kill. La prende, rientra dentro. Era un cecchino, bro. Era un cecchino. Tre placche gli ha levato, bro. Siamo patta adesso. Gliene basta una per prendersi il match e passare 1-0. La pushano adesso. Basta chiudere subito. Lei ne deve uccidere uno e chiudere. Eccolo. Oddio. Cosa ho visto? Ma bro, ma il tento kill l'hanno lasciato su sto gioco. Oddio, questo gulag c'ha il peso di un macigno, di un match. Lo vede. Mi sembra un paletto. Era un paletto. Primo match vinto per Sniper Pigna. Si passa quindi 1-0. Ma un match tirato perché era tirato. Sto vedendo Keybates una kill. Intanto seguiamo subito lui, che è sempre a Said 400. Parte subito forte lui però qua, Parte molto forte qua. Quasi il suo land. Vediamo Keybates allora. Si mette subito. Sta pronto. Ne vedo uno che è a terra. Keybates la sfragliata. Keybates la prende lui la kill, però. Bella, bellissima. Devi stare attento Pipo, perché c'è gente a sinistra. Prendi l'arma. MP5. Un altro SMG. Eccolo. Una piastre. Questa piastre. Che fa la finta. Non l'ha caricato. L'ha caricato adesso. Si gira, fa la finta ancora, ci ripensa, rompe il vetro, scende, Keybates. No, c'è un'altra a destra. Chiuso da due. Questo è il problema di giocare Said, perché è rischiosissima. Sara ne butta giù. L'hanno tirato lo spottino, la vedono. E fa l'altro. Oddio, Sara. Ancora con la granata. Mamma mia. L'ha hitta la granata, ma non lo chiude. Nita. Devi fare finta. Buono. Bravissima, Sara. Sentex si prende questa tripla. Keybates però vince il gulag, credo, perché sì, lo chiude. Keybates infatti non ha il gulag, ma una kill di vantaggio. 4 per Keybates, 3 per Sniperpigna. Sniperpigna ci prova, buonissima questa giocata. Ragazzi, usate gli equipaggiamenti. Tascare in due, manca. Gli spara, ci prova. Prende la kill con il mortaio. 4 a 4. Il mortaio.
Hate. 4 a 4, troppo fondamentale usare la Semtex adesso che è stata abbaffata, tra l'altro, che i danni sull'armatura sono clamorosi, raga, fa un male assurdo. Usate, giocano attaccati, chi pensi scende la Steppina? Io non starei molto vicino a Sara, visto che ho già giocato il Gulag. Esatto, esatto, esatto. Non voglio stare nei panni di Gibbs, c'ha rana ansia, Bibro. C'è chi oddio! Oddio, lo sniper! Mamma mia, lo sniper, Bibone, guarda, uno di vita! Sniper Pigna, uno di vita, non ha nemmeno il self-res! Mamma mia! Kibitz pure deve stare attento al cecchino. Va subito via. Kibitz c'ha delle armi di merda. La kill, non l'avete... Sara morta! Sara locata! Sara locata! Kibitz prende la kill. Abbiamo sentito Sara che ha detto che cazzo! Kibitz, bravo qua, eh! Bravo Kibitz qua, prende pazienza! Bravo Kibitz a prendere pazienza e prendersi un'altra kill. Due kill di vantaggio, sarà il Gulag. Kibitz, forse c'è qualcun altro. Risposta, non vede nessuno, va a prendersi tutto quello che c'è là sopra. Spostiamoci un attimo, andiamo a vedere il Gulag di Sara, importantissimo. Viene spottata, Sniper Pigna viene spottata. La granata però che hitta, bravissima questa granata per Sara. Deve prendersi questa kill, aspetta, pazienza. Kibitz è morto, Kibitz è morto. Kibitz è morto, Kibitz è morto. Sara vince il Gulag, Kibitz è morto. Sara vince il Gulag. Una kill di vantaggio per Kibitz, Bibbo. Il singolo, presumo che sia forse la sua vittima. Ma non è un singolo però, non è un singolo. Ma forse non è un singolo. Non è un singolo, gli sparano subito, gli sparano da dietro. Lo vedi però? Si abbassa. Forza la giocata. Mi ricorda di, mi sembra tipo Andy. Chi va, Brava. Non forzare, via, scappa. Elicottero, bombardamento di decisione, guardino. Madonnina mia santissima, il dio. Anche forte mi sembra di capire. Oddio. Lo vede però. Lo bombarda, lo chiude adesso forse. Lo vede a sinistra, lo pinga. No, ricarica. Lo pusha, lo pusha. Assista, si scandano pure. È in mezzo forse a due fuochi incrociati. Devi stare molto attento, lo vede sopra. Oddio, il cecchino. Oddio mio, bro, ogni volta che la mira. C'è la minaccia? E per tempo, minaccia al 2, eh. Minaccia al 2. Minaccia al 2. Non deve forzare, deve pazientare qua, se la pusha. Non si è sentito questo. Oddio mio, io non l'ho sentito. Io qualcosa, ma non capivo. Io non l'ho sentito. Una pareggio, pareggio per adesso. Se ne deve fare un altro, ne deve fare un altro. Oddio. Eccola. E la chiude. La chiude. 2 Sniper Pigna, 0 Kibitz nazionale. Il mio KD intanto ci saluta, ma ce ne sbatte un cacchio. Anche qui le munizioni, questo stato non è male, perché c'è le munizioni, c'è le black, c'è comunque sia un arsenale che ti può permettere almeno di avere la possibilità di fare diversi scontri. E le munizioni per farne tale. In questa cosa ha addirittura preso l'outress. Qua deve giocare lei tranquilla. Sarà dentro un UAV di disturbo, quindi è probabile che sia un team. È folle, è pazza. Kibitz prende un po' di... È scesa. Forse hai visto qualcuno? È matta, è impazzita totalmente. Ecco, ne vedo uno sotto. È pinciata da due. C'è uno di vita, ritorno su di lei. Ho appena cliccato su di lui, su Kibitzone. Si è data proprio in un nanosecondo. Via, è scappata. Ma c'era anche uno sniper. Lo vede. La negano! La pushano aggressivissimi! Deve scappare! Oddio, ecco, la rischia tantissimo! Oddio! No! Quel colpo è rimasto. Vedi, non avevi perk. Lei è rimasta un'ora con un colpo. La deve dare. Brutto. Viene spottata. Ridonna, l'ha visto lui. Oddio, quello che cazzo è Belliballo. Oddio! Sniper Pigna giù! Kibitz non deve fare cazzate adesso! Perde il Gulag da Billy Ballo! Il ballerino, Billy Elliot! Un bolle! Michael Jordan! Eccolo qua! Non è uno innanzitutto. No, non è uno. Ma sono due. Anche l'altro. Non rischia, non pusha. Non forzare. Non deve forzare un attimo. Io non mi piace sto fight. Non lo farei. Non mi piace. Keybase chiude. Eccola lì. La chiude così Keybase. Mamma mia. Bibro e falla la kill. No, io mi spiaccio con il porta, raga. Oh, occhiali. Situazione un po' di stallo. Forse c'è qualcuno davanti a... Esatto. Avanza piano piano, prende il ground un attimo. Buono questo mantel. Chi sniper Pigna prende la kill intanto dall'altra parte. Io lo sapevo. Mamma mia, bravo lui. Però bravo lui quell'altro che sgattaiola subito via, bro. Ecco, lo rivede, forse sta di nuovo qua, forse sta sopra. Sarà un'altra kill, sarà rischia tantissimo. Uno di vita. Mi sposto un attimo su di lei. Sniper Pigna si va a mettere placche. 2 kill di vantaggio per lei, 2-0. Ne ha trovate solo due. Deve mettere un'altra. Bella questa mina però per lei. Potrebbe Kibitz conferma, due persone, doppia per lui, 2-2. Sarà a rincorrere pure lei qua, ancora una placca. Kibitz non ha giocato, nessuno dei due ha giocato ancora. No, nessuno dei due ha fatto il Gulag, entrambi a 2 kill. 116 player, bro, la lobby è alta, eh. Prima safe ancora 118 player, bro. Sì. Kibitz prende un knock. Si deve placcare, però. Deve spostarsi subito, cambiare regia.
Vediamo se riesce a salire qua. Non ci riesce. Devi fare il giro lungo. Devi ricaricare qua l'arma. 30 colpi. Pff, troppo pochi. Troppo pochi. La conferma qua però. Ricarica ancora. 34 colpi. Lancio di equipaggiamento per loro. Il padino fondamentale qua. Forse lo vede qua a sinistra. Ah, eccolo. L'ha visto. L'ha visto. L'ha visto. L'ha visto. Gibbets insiste. Senda. Cambia. Ne vedo un altro forse. Non so se è sempre lo stesso. Deve stare molto attento perché non ha troppi colpi. Gibbets lo vede. Si è riblaccato. Devi ricaricare. È flashato. Rischia tantissimo adesso. Gibbets cerca di prendere il brito. Gibbets lo vede. Oddio. Mamma mia. Che one shotata ha preso, bro. Gibbets vince il gulag subito. Vince il gulag subito. 3 kill di vantaggio per Gibbets. Adesso Gibbets non deve giocare lento. C'hai 3 kill di vantaggio. 4 kill per. Lento. Devi prendere le kill edge. Devi prendere su un corazzato. Che tasto schiacci? Non sono io che sto giocando. Kibitz intanto ne prende Kibitz, un altro. Anche l'idea di camperare l'odio non sarebbe male per Kibitz, eh. Però qua devi giocare tranquillo. Se il self rest ce l'ha. Il self rest ce l'ha. Devi giocare easy, tranquillo. C'è quella corona là. Quella corona là è importante, ma Sara la sta pushando. Ma Kibitz arriva con la macchina. Esatto, è una corazzata. Quindi si abbassa piano piano. Sta perdendo tempo Sara, tantissimo, bro. La prende. Toccato, va per terra, buono, confermato. Buono per Sara, buono per Sara. Vedi un altro. Facile anche questa, buonissima, buone queste due kill. Ibiz pure sta ancora là. La tenda, eccolo qui. Lo vedo, lasera. Questa potrebbe essere una buona kill per Sniper Pigna, eh. Ibiz ci sta andando lui. E la prende invece Sniper Pigna. Qua Gibbets non doveva lasciarla qua, secondo me, perché gli ha regalato 3 kill, bro. Gli ha regalato letteralmente 3 kill qua. Lei aspetta che Gibbets muore. Ma Gibbets mette sotto uno con la macchina. Gibbets ne mette sotto uno con la macchina. Lo conferma pure, 2 kill per lui. Scendi Gibbets, deve fare d'acqua. Rischio, c'è uno subito davanti. Lo fa. Oddio Gibbets qua. Lo bucciano. Gibbets! Anticipa l'avversario e non se l'aspetta. Bravo Gibbets a prendere queste 4 kill di vantaggio. Ricordiamo ancora un angulag. Bravo Gibbets qua, stai reagendo bene. Infine dall'altra parte se la prende. Un doom, una kill facile per lei. 3 kill di vantaggio per Gibbets. Cecchino! Mi sembra una pippa. Era una pippa. Un gran pippone. Lo è ufficialmente. 2 kill di vantaggio per Gibbets. Non su nato, è uscito fuori a destra. Non l'ha visto. Oddio! Nuovo bagno! 9-8, una kill per Kibbets di vantaggio. Ancora Gulag, c'è uno là sopra. Altra gente che scende davanti al. La prende quasi. Peccato qui, peccato. Kibbets sta giocando lento, eh. Però qua, brava Sara, recupera un po' queste killette piano piano, eh. C'è gente losa. Ho sentito. Altra gente. Ah, no, stanno facendo la missione, però stanno. È bordo safe, bro. Rischiosissima bordo safe. E Kibbets ne butta giù un altro. Esa! L'ho detto, bro. Sentito. Io te l'ho detto, Pippo! Te l'ho detto! Che era rischioso, te l'ho detto! No! Molto sempre rischioso! Gibbets 10 kill intanto! Andiamo subito a guardare il gulag di Sara! Gibbets ne fa un altro! 11 per Gibbets! C'era uno dietro, Gibbets deve entrare dentro! Si deve placcare, vediamo la granata! Lo pushano con tutta la cattiveria del mondo! Arriva! Uno! Due! Oddio! Stella! Sara gulag! Sarà gulag, non lo può fare la bandiera! Lo vogliamo si fare la bandiera! No! 2-2! Pippo! Oddio! La bandiera più veloce, bro! La bandiera, te l'ho detto! Subito sarà uno di kill, partono entrambi fortissimi. Sniper Pigna parte un po' più lontana, Gibbets un po' più all'interno della zona hot. Sniper Pigna ne butta giù uno Cola. Sniper Pigna ne vede un altro Gibbets, quell'altro esce subito fuori, non c'è la placca. Oddio! What? Non era la pistolina, secondo me era quella chiamata F-Tac Reaper. Oh, ma cita questo. Non mi fa vedere la kill. Aspetta, sono quella. What? Cita, raga, mi ha fatto con la pistola, è impossibile. Cita per forza, bro. Cita per forza, raga. Brutta kill. Non possiamo vederlo, però, bro. Non mi ha fatto vedere la kill. Lo so, è quello là, capito, bro. Io, purtroppo, pure a me, bro, era stranissima. Però non dipende da noi, alzo le mani, perché non voglio dare fastidio a questo game. Senza kill cam, raga, non possiamo. Forse uno che ha azzeccato 3 colpi in capoccia e l'ha sfondato con le 7 TBQ. Però secondo me non è normale come kill. Questo è il mio parere, però non c'ho la certezza. Brava, Sara, qua. Gibbets ne butta giù un altro. Mamma mia, rischia tantissimo. Lo bucciano, deve andare via. La sparata, ma c'è il rischio col cecchino, bro, di farsi sprayare. C'è sempre un rischio, eh. È sempre altissimo il rischio. 76 player già, seconda safe. 78, lobby più difficile del solito.
Sono tanti, non è solo uno. Non è solo uno, viene pure la Serato. Che pezzone mio, aspetta, aspetta, gioca 23 colpi. La nita, rimetti questa placca. Ricaricate. E prende una doppia, bravo Keybase. Bravo Keybase, 2 kill di vantaggio, sniper piglia, mai il gulag. Ecco, l'ha visto Sara, l'ha visto. Questa è bella kill per lei, eh. Non c'ha manco le placche. Non c'ha manco le placche. Sì, una bella non kill. Non c'ha manco le placche, 7 a 7, pareggio. Vedete che non mi piace sto posto, non mi piace. Io non andrei, non tornerei a far casino questo, bra. L'ha vista a testa Keybase, non l'ha visto, sotto giù. È morto, credo. Anche dietro. Sta dietro pure. Ma è rimasto troppo tempo bordo safe, bro. Bordo safe è tremendo. Il bordo safe è tremendo. Lo sapevo subito che era morto quando gli hanno sparato da dietro. Oddio. È quello che è. Brava Sara. Bravissima qua, bella kill, bella kill. 2-3-2. Purtroppo la situazione con Keybase, raga, io sono onesto con voi, senza killcam creare un precedente così dove noi dobbiamo andare a controllare tutte le cose diventa troppo complicato e ingestibile per noi. Purtroppo non possiamo sorbirci le pecche di un gioco, le cose che non ci sono in un gioco non possiamo sorbircele io e Pibbo e passare nel torto noi due che non c'entriamo niente. Purtroppo però nel caso in cui non c'era killcam, raga, mi dispiace, come in tutti i tornei, cioè non si può decretare la partita annullata. Onestamente dare la win a Sniper Pigna, penso che pure Pibbo è così, tutti purtroppo è così, ma non per cattiveria nei confronti di Kibitz, ci mancherebbe, bravissimo ragazzo, è fortissimo, anche perché non ha perso, sta in loser bracket, quindi deve rigiocare. Però se noi diamo un'altra volta, cioè creiamo un precedente, poi tutti si attaccano a sta cosa qua e tutti sono possibili cheater, diventa complicato senza kill cam, raga. È difficile già gestire il tutto, organizzare le cose, mettersi pure a sta presso al gioco che non ha delle cose giuste, diventa improponibile.